Un grande dipinto di Rainer Fetting. Acrilico su tela, 1,90 m per 1,20 m, eseguito in un periodo molto importante, nel 1978. È la stagione in cui Rainer Fetting dà il là a quella che diventerà la scuola dei cosiddetti nuovi selvaggi. In questa meravigliosa tela, la sua pittoricità, il gesto di cui è capace, la sicurezza della pennellata e la scelta dei colori in quest'opera particolarmente luminosi, brillanti e chiari, dà il segno della forza interpretativa che sarà alla base di tutta la pittorica successiva di questo straordinario interprete della scuola tedesca. Il nostro quadro, eseguito con una prospettiva molto particolare, è centrato sulla figura di un uomo, probabilmente sofferente, in una posa contorta, per quanto naturale. Il titolo dell'opera è significativo. Hommage à Mon Henri. È riferito ad un artista più anziano di Fetting, a cui il nostro pittore fa riferimento quale un emulo, probabilmente un maestro di comportamento, di vita e di esecuzione pittorica. La freschezza, la pennellata sicura, le incertezze comunque visibili nel tratto e l'impostazione così luministica di questa grandiosa tela sono proprio il segno di una vera e propria ammirazione di Fetting per l'artista francese Jacques Monory, con cui a quell'epoca, la fine degli anni 70, condivide esperienze assieme ad altri compagni di percorso. Di Rainer Fetting, un acrilico su tela, 1,90 m per 1,20 m, Hommage à Mon Henri, 1978. Crazy indeed. I hope you're not lonely.